signora, se c'è qualcuno degli uffici delle entrate, possiamo dire che Franco Manna, oltre ad aver inventato questo sistema, quindi portare l'acqua a Reykjavik, ha costruito il più moderno sistema di controllo di gestione di quelli che sono tutti i prodotti, quindi il nero lì è impossibile da farsi. Allora, ci avviamo alla conclusione e noi abbiamo qui un ristoratore parmigiano, Ettore Del Picchio, che è risultato primo su una votazione che con questi tempi lo potrebbe portare anche a diventare capo dello Stato, perché Ettore Del Picchio ha preso 20.000 voti su internet e con la Gazzetta di Parma come migliore pizzeria di tutto il territorio. Quindi, siccome non ci dispiacerebbe avere un pizzaiolo alla Presidenza della Repubblica, noi proponiamo che venga votato anche per questo incarico. Speriamo. Ti ringrazio dell'invito e ringrazio anche del complimento. Comunque io sono una piccola realtà di Parma, sono a Parma da tre generazioni, quindi aprì mio nonno nel lontano 45 il primo localino che mi raccontavano vicino al vecchio centro Orfeo, per chi di Parma forse non sa dov'è, comunque è vicino alla via Mazzini centrale, dove provava a dare questa pizza che ancora a Parma nessuno sapeva. Mio nonno veniva da, io sono di origine toscana, veniva da Roma, dopo un bombardamento a Roma scappò e venne verso Parma, si bucò il furgone e si fermò a Parma, così. E inizialmente dava questa pizza quindi era una margherita che dava in piedi alla clientela nel dopoguerra. Era difficile insomma anche capire cos'era, comunque era apprezzata e piaceva. Pian piano, insomma, col tempo la mise seduta e fece capire che la pizza si può mangiare seduta, e da lì iniziarono i problemi del servizio, come dicevamo, quindi i primi camerieri e tutto quanto. Anche se in realtà le cose secondo me sono cambiate più negli ultimi anni che forse ai tempi dei miei genitori. Ecco, io penso che noi stiamo vivendo un periodo un pochino difficile per la congiuntura economica, per la nostra ristorazione, che negli anni 2000 ebbe un grande boom dove tutti sono diventati cuochi, chef, tutti hanno aperto ristoranti, tutti pensavano che il so fare un piatto di pasta possa aprire un ristorante. E quindi quello che è accaduto in questi ultimi 12 anni ne stanno pagando le conseguenze anche adesso, cioè questa una moria di locali chiusi, anche se forse non sono stati rilevati più di un tanto, però ci scordiamo anche di una cosa, che le licenze sono cambiate e anche i bar sono diventati ristoranti, diciamo, quindi il bar può fare ristorazione, quindi tutta questa ristorazione è anche bar, quindi bar ristorazione, quindi non è così vero che ci sono così tanti pizzerie e tanti ristoranti, ci sono tanti punti dove si può andare a mangiare, che poi può andare a mangiare le cose surgelate, le cose fatte bene, le cose prodotte di qualità, è questo. Noi ci troviamo in un momento in cui personalmente facciamo fatica ad assumere apprendisti, sempre sposando il discorso che faceva Franco, per il motivo delle assunzioni, insomma ci danno 3 anni se prendi un apprendista e devi tenerteli per 3 anni, e quindi provate a lasciare a casa voi un ragazzo di 18 anni e se avete altri della Guardia di Finanza sotto casa, se avete il Ministero dell'Interno che vi arresta se lasciate a casa un ragazzo di 18 anni, che non va bene, anche perché molti ragazzi anche usciti dalle scuole, qua io vorrei dare non un consiglio per l'amor di Dio, però quello che mi capita, ragazzi che vengono dall'alberghiero, ragazzi che vengono da corsi professionali, non hanno molta idea di cosa vuol dire lavorare sabato sera fino a mezzanotte all'una, la domenica, il giorno di Natale o Ferragosto, quindi è bella la ristorazione, è bello vedere i programmi della ristorazione, sono belli cuochi stellati in TV, tutti vorremmo diventare un cuoco stellato, però pochi ci arrivano e il mondo della ristorazione è ben diverso, non so, da questo, quindi anche noi cerchiamo di formare il personale che abbiamo, cercando di formare un personale che sia già
almeno il 50% formato, ecco, diciamo, non vorrei insegnare proprio tutto, perché se devo insegnare proprio tutto, solitamente quando insegno tutto una persona prende scappa e apre un altro locale, quindi io mi fermo a volte, non gli insegno tutto, specialmente dal nostro impasto, che facciamo così da 70 anni, cerco di farlo io. Purtroppo io sono una piccola realtà, quindi loro sono una realtà ben diversa, quindi io oltre che l'acqua a Reca li porterei anche l'impasto, quindi diventerebbe un po' più complicato il tutto. Niente, io concludo qua, anche perché non sono un gran relatore, volevo ringraziare tutti, ringrazio comunque la Gazzetta di Parma e l'Asco Commercio di Parma che ha realizzato questo concorso, dove in realtà ha smosso per tanti mesi molte persone che non conoscevano il nostro locale, nonostante sia storico, però a venire a trovarci e dire è vero, sì, la pizza è buona, o no, la pizza tua non è buona perché io preferisco la pizza napoletana, cosa che non è mia. Grazie. Allora io vi ringrazio e concludiamo questa giornata con la premiazione proprio di questo concorso da parte del Presidente Romani. Già vista, sì. Non vedrei, sì.